Con il passaggio in zona gialla della nostra regione da ieri si è tornati a vivere un po' di normalità. In particolare con le belle giornate è stato più facile usufruire degli spazi all'esterno allestiti dai locali per una comoda colazione o un aperitivo ed anche i ristoranti hanno raccolto i primi clienti per una pausa pranzo all'aperto. Uno status che però per i ristoratori e baristi non rappresenta una vera e propria ripartenza a causa dei numerosi paletti che si trovano a dover rispettare come quello del coprifuoco alle 22 e l'esclusiva possibilità di allestire tavoli all'aperto. La situazione è delicata, difficile e complessa perché non si parla di una vera e propria riapertura ma un embrione di riapertura e forse della presa d'atto del fatto che ristoranti e bar avrebbero sempre potuto servire all'esterno piuttosto che non creare quegli strani assembramenti che si sono visti nelle nostre città. Diciamo che è un primo passo. Per Giulianova e Martinsicuro, per gli operatori di Giulianova e Martinsicuro, la botta è stata veramente grave, non solo e non tanto dal punto di vista economico, quanto dal punto di vista psicologico, perché dopo mesi di attesa, forte voglia di ripartire, forte voglia di essere presenti, di dare i segnali, purtroppo questi comuni sono stati esclusi e devo dire non so se pienamente in modo coerente. Una vicenda su cui i due sindaci stanno lavorando per far cessare il prima possibile le limitazioni. Fanno molto bene, li ringraziamo questi sindaci, perché gli operatori hanno bisogno di essere aiutati, ma non si tratta solo di operatori, si tratta della città, perché non è che sono stati penalizzati gli operatori e i ristoranti, sono state penalizzate due città e noi pensiamo in modo non perfettamente coerente. La questione della riapertura solamente all'esterno può risolvere la grave situazione che stanno vivendo? No, non risolve niente, soprattutto perché ci sono alcuni locali che non possono lavorare per nulla all'esterno. Ripeto, è un embrione di riapertura, un facsimile di quasi normalità che il tempo purtroppo adesso non sta nemmeno aiutando. È un inizio, vedremo nelle prossime settimane come si evolverà la situazione. Io spero positivamente e spero che finalmente il contributo dei ristoranti e dei bar abruzzesi all'economia possa ritornare significativo.